con questo servizio. 10-15. Arriva Cavalenca. Stavolta si affida a una flottante. Fagotto, Murata. Può ricostruire dalla rosa per la seconda linea di Smirnova, la diagonale di Guidi, difesa, corre Valicelli, può attaccare Pagotto, Murata, e poi pasticciano in copertura dalla rosa e Smirnova. Dalla rosa c'era, passa davanti l'atleta russa, ruba proprio il pallone. 3-6 per l'Olimpia Teodora Ravenna. Norgini, Valicelli, la fast di Barbazeni, si tuffa Morello, Cavalenca, bagger alto per Guidi, tocco del muro, poi c'è dalla rosa, palla per Pagotto, Murata. Non rientra in campo Bartesaghi. Nonostante il +7. Barbieri dà consiglio al suo centrale, deve essere assolutamente più incisivo. L'assenza di Mazzoleni si fa sentire. Questa volta sceglie un salto spin, gran botta, tiene bene Pagotto, Smirnova, forza, cerca il tocco, non lo trova. Prende davvero il largo Ravenna. E Cavalenca può scegliere a suo piacimento lo stile di battuta. Bella, salto spin a tutta forza. Pagotto c'è, ma la palla schizza via. Barbieri non ha più nemmeno time out. Da un'occhiata alla panchina. Sembra che voglia far scaldare Cristante, il pallonetto non può andare giù. Cavalenca, altro pallonetto, il suo invece va giù. 10-20. Proporzioni preoccupanti per il punteggio di questo set, con Barbieri che sceglie di far rifiattare la sua palleggiatrice e manda in campo Sharon Cristante. Ed ancora Cavalenca nel suo interminabile turno di battuta. Palla corta su Pagotto. Cristante, palla corta, ci arriva Rocchi. Guidi, tocco del muro, dalla rosa. Norgini, palla alta per Smirnova. Difende Rocchi, Guidi si arrangia come può su una palla molto difficile, Cristante per la fast di Barbazeni, e ancora però è troppo sotto il pallone, buona difesa di Smirnova, Cristante per Pagotto che però non aveva riaperto per la rincorsa, esaspera troppo la traiettoria a Morello e a Sirelli, non riesce ad avventarsi su questa palla, ovvero ce la fa ma trova l'asta. 11-20, ampio comunque il vantaggio della squadra ospite. Ci prova Cristante con un buon servizio, ma Piva fa buona guardia, il pallonetto vincente di Guidi. Cambio per Bendandi che manda in campo Monaco al posto di Guidi, di Guasti. Guidi in panchina. Guasti ovviamente la schiacciatrice, Guidi è il capitano quest'oggi in panchina.
battuta corta che comunque mette in difficoltà la CDA. Ci prova Smirnova con una parallela interna, ma palla che non va giù. Prosegue ovviamente sull'onda dell'entusiasmo l'Olimpia. Più 11. Undici-22. Il punteggio Monaco teso su dalla rosa. Cristante, palla morbida per Smirnova. Risponde Piva con una diagonale stretta. Difesa di Smirnova dalla rosa. Ancora per la stessa Smirnova. Poi il tocco del muro che manda fuori giri Cavalenca. 12-22. Bisogna asciugare il campo. Un Pagotto che si avvia al servizio. Servizio ma troppo direzionato sul libero, che davvero non ha avuto alcuna incertezza durante questo match. Cavalenca manda direttamente in rete. Ancora Pagotto a cercare la nuova entrata, che riceve comunque bene. Difesa su Piva che manda, che si ritrova il pallone tra le mani ma manda direttamente fuori. Raggranella un altro punto la CDA. Ancora Pagotto, altro buon servizio ma palla comunque in testa Morello che spinge per Piva, che stavolta trova il muro di Barbazzeni. Ancora Pagotto, questa volta manda a rete. Undici-23, si avvicina alla vittoria del secondo parziale l'Olimpia Ravenna. Cristante, pallonetto, questa volta telefonato di Smirnova da seconda linea Monaco, palla che non va giù, dalla rosa si deve arrangiare con una palla molto esterna, non trova il campo. E ci sono tantissimi set ball a disposizione della squadra di Bendandi, ben 9, il primo tra le mani di Assirelli, che forza, e la chiude subito con un ace. 15-25 il punteggio di questo secondo parziale. Olimpia Teodora Ravenna che va avanti 2-0 nel conto dei set.
CDA, Talmassos con le spalle al muro, sotto per 2-0 contro l'Olimpiat. Ora Ravenna chiede una riscossa, coach Barbieri. Ravenna che ha battuto davvero bene, ha fatto tutto molto bene e ha soprattutto imposto il suo gioco martellando dalla linea dei 9 metri. E sicuramente Bendandi vuole ricominciare sempre con questa musica. E si ricomincia con una che ha fatto davvero male, Piva. Ricezione così così di Norgini, ci mette una pezza Vallicelli, palla verso il centro, difesa da Guasti, poi la diagonale di Cavalenca è out e quindi primo punto per la CDA. Che aveva messo in preventivo di soffrire, ma è stata poco in partita. Errore al servizio di Nardini, che aveva cercato di sorprendere le avversarie con una palla corta, palla che non supera la rete. Arriva ora Torcolacci su Nardini, qualche problema per lei in ricezione quest'oggi. Vallicelli piazza il punto con di seconda intenzione con la sinistra, gliel'abbiamo visto fare anche nelle scorse giornate. Proprio Vallicelli cercare Piva con il suo servizio, Cavalenca a segno. Da zona 2. Tanti punti per l'opposta portoghese bielorussa. Vediamo a che servizio si affiderà. Salto spin, gran botta, palla che si abbassa. Chiederei il video check, ma non si può. Io qualche dubbio ce l'ho. In ogni caso, 3-2. Visto che siamo vicini al pubblico, pareri discordanti anche tra il pubblico. A Sirelli si tuffa Bartesaghi, ma palla che non è servibile per le sue compagne. Tra pari Guasti in diagonale su Bartesaghi, che stava ancora pensando alla difesa di prima, probabilmente. Ah, c'è il primo ace per Ravenna. Avanti 3-4, altro buon servizio, tiene bene Norgini. Palla alta per Smirnova, a mani alte Rocchi, si tuffa a Sirelli. Può rigiocare la CDA, ancora per Smirnova, il pallonetto, tocco del muro da seconda linea, Cavalenca, altro pallonetto, palla spinta per Dalla Rosa che cerca a lungo linea un colpo che trova Guasti, dice no, non riesce però a contrattaccare efficacemente né la CDA né l'Olimpia. Ci prova Cavalenca, altro pallonetto, Norgini in tuffo, altra free ball questa volta per la fast di Assirelli, anche questa non va giù. Vallicelli si affida a Bartesaghi, azione lunghissima, l'urlo della ex Vallicelli a sottolineare questo punto. Tutte le ragazze prendono fiato, se ne approfitta per asciugare il campo. Quattro pari, bello scambio, forse il più bello della serata. Al servizio Barbazzeni. Comanda out.
allarga le braccia un po' sconsolato Barbieri. Più uno Ravenna. Arriva Assirelli, che non era stata schierata la scorsa settimana nel sestetto titolare, ma stasera si sta comportando davvero bene. Dalla Rosa si arrangia egregiamente su un pallone molto attaccato a rete. Spazzola sulle mani del muro, 5 pari. Dicevo, Assirelli non era stata schierata in sestetto, questa sera davvero buono il suo ingresso dall'inizio, dal primo minuto. Qualche problema per Guasti, deve correre Morello, può attaccare comunque Piva. C'è Bartesaghi in difesa, si sposta Vallicelli, palla molto staccata per Dalla Rosa che trova Guasti in difesa. La difesa di Norgini, si tuffa Morello, Piva il pallonetto, Smirnova, c'è Dalla Rosa, Norgini deve mandare dall'altra parte il pallone. Palla spinta per Piva, ma troppo spinta, non è convincente l'attacco della giovane schiacciatrice di Ravenna. Palla che non tocca il soffitto, tra i mormori del pubblico può ricostruire la CDA e la zampata vincente è ancora di Cecilia Vallicelli. Scambi non ortodossi, bisogna dire, ma comunque divertenti per il pubblico, che ricordo questa sera con il rispetto delle normative Covid ha potuto entrare parzialmente ovviamente all'interno del palazzetto di Talmassons. 6-5, CDA in vantaggio, Smirnova al servizio, palla per Piva, mani out per lei, un po' staccate le mani di Vallicelli, ne approfitta egregiamente Piva. 6 pari. Morello, Bartesaghi tiene, ma Vallicelli si deve spostare. Dalla Rosa, Murata, la copertura distinta di Norgini, ci arriva Dalla Rosa, Smirnova senza forzare, Morello si affida ancora a Piva, questa volta c'è il muro, gran copertura di Rocchi, non riesce però ad approfittarne l'Olimpia, può attaccare Dalla Rosa, profonda in diagonale, Pira tiene al centro il pallone, il pallonetto non è granché, che dà la possibilità a Smirnova di attaccare, non si fida Norgini a lasciare questo pallone, arriva Bartesaghi da seconda linea ma la palla è out. Altro scambio lungo con i liberi che si sono superati, Rocchi, gran copertura. Da rivedere. Mentre Morello manda direttamente a rete. Sette pari. Dalla Rosa. Servizio flottante su Guasti, però un po' staccato, ma può attaccare Piva da zona 2, muro, muro Scooby-Doo da parte della CDA. Permette il punto a Rebecca Piva. Che forza, dritto per dritto su Norgini, ricezione perfetta, la fast di Nardini, difesa una mano da Morello, Guasti in lungo linea, palla che non va giù, va giù invece la palla verso zona 6 di Bartesaghi. Otto pari. C'è bisogno degli attacchi alti e potenti di Bartesaghi per la CDA, che ricordo in piena emergenza perché appunto è assente la sua capitana Valentina Tirozzi per infortunio e contemporaneamente uno dei centrali, muro di Barbazeni sul centrale, ma può rigiocare con un pallonetto sbrodolato dal muro Cavalenca. 8-9. Arriva Torcolacci.
al servizio su Bartesacchi. Ballicelli riesce a salvare questo pallone. Free ball per Morello, si affida al braccione di Giulia Cavalenca. 8-10. Ancora Torcolacci. Cerca Torcolacci, cerca Bartesacchi, palla che finisce out, non di molto, a lato. 9-10, Valicelli. Buono il suo servizio, salva in qualche modo a Sirelli, ma non riesce ad avventarsi su questo pallone. Rocchi. Ancora Valicelli. Si asciuga il campo. Grazie al servizio prestato dalle giovanili della Cidiata Almassonza. Ancora Piva chiamata in causa in ricezione. Guasti verso il centro. Arriva su questa palla Nordini, ma non è servibile. Buona difesa di Valicelli. Può attaccare dalla rosa, da seconda linea. Spendo una parola per Dalla Rosa, primo anno per lei in A2 e coraggio, molto coraggio per questa ragazza ex Prolecco. Valicelli su Piva, palla in testa a Morello, arriva la stessa Piva, la difesa di Dalla Rosa, Norgini, palla per Bartesacchi, la sua diagonale vincente. ...12-10... si riuniscono al centro le ragazze di Bendandi, che ora chiama il time out e ci dà la possibilità di dare un'occhiata anche alla classifica di questo girone est, un girone nel quale, ricordo, per la promozione, diciamo così, in A1 del Trentino Rosa, ci sono 9 squadre. E quindi cominciamo dal primo posto del cuore di mamma Cutro Fiano a 8 punti, al secondo posto l'Omag San Giovanni in Marignano a 7, al terzo la Megabox Valle Foglia, che ha acquisito la categoria quest'anno, a 6 punti, e al quarto la Cidiata Almassonza a 4 punti, al quinto l'Olimpia Teodora Ravenna a 3 punti, al sesto CBF Balducci Macerata con 3 punti anche al settimo posto di Soverato, ottavo posto Montecchio e nono posto Vitas Citafiera Martignocco, ancora ferma a 0 punti. Talmassos, Ravenna e Macerata con una partita in meno, però proprio in virtù del fatto che in questo girone ci sono 9 squadre. Nel più classico dei dopo time out, errore al servizio e quindi 12-11 e arriva una cliente molto scomoda, Cavalenca, e questa volta si affida a una flottante, Nordini, palla per Smirnova, tocco del muro, difesa della stessa Cavalenca, guardi, tocco del muro e Nordini non può nulla su questa palla, parità ristabilita. Ancora Cavalenca, più uno piuttosto indigesta alla CDA, almeno nei set precedenti, e si conferma un po' questo problema su questa rotazione con Valicelli che non riesce a cambiare marcia con la palla che schizza alle sue spalle. Più uno Olimpia Teodora Ravenna. Dalla Rosa, palla altissima per Bartesacchi, muro, tocco di Assirelli, può rigiocare Valicelli sulla stessa Bartesacchi, money out.
forte sulle mani, forte e alto sulle mani, non tiene il muro di Ravenna. C'è il cambio in cabina, in cabina di regia. Entra la giovane Chiara Poggi al posto di Rachele Morello. Classe 2001 dal vivaio di Ravenna. 13 pare il punteggio. Buon servizio di Bartesaghi. Non riesce a ricostruire. Buon attacco vincente. Ora. Scusate, dalla mia postazione non riesco perfettamente a vedere zona 4. Doppio cambio per Bendandi. E quindi ingresso anche di Bernabé come opposta a Mancina, che abbiamo già visto. C'è l'ace di Bartesaghi. Altro cambio per Bendandi, che manda in campo Monaco al posto di Guasti a dare una mano in seconda linea. ...15-13 il punteggio. Bene, Piva in ricezione e buon ingresso di Bernabé, che toglie le castagne dal fuoco. ...15-14 cambio anche per Barbieri, che manda in campo Ponte. Momento importante del set, deve tenere la palla giocabile la CDA. Ci pensa la neo entrata a Monaco, mandare direttamente la palla a rete. E quindi 16-14. E cambio per Barbieri, che si gioca questa carta. Pagotto, che aveva fatto un buon turno di battuta nel set precedente, al posto di Barbazzeni, che stasera con il servizio ha un po' litigato. Tutto pronto per il servizio di Pagotto. Ed è un servizio interessante. Monaco tiene bene il primo tempo di Assirelli, il tuffo di Ponte. Palla disponibile per Smirnova. Il muro sul suo attacco è in campo proprio sull'incrocio delle linee. 16-15 e controcambio con Pagotto, che esce nuovamente dal campo. Ovviamente Norgini in seconda linea al posto di Barbazzeni. Attenzione al servizio di Assirelli, che va a cercare la neo entrata a Ponte. Palla per Smirnova, il pallonetto verso il centro di Smirnova, che va a segno. Sempre più due Talmassons, che cerca di rimanere in partita, è sotto di 2-7-0 nella sua seconda partita casalinga. Piva contro muro a 1. ...17-16... e Morello al servizio. Altra rotazione non proprio facilissima per la CDA. Bene Ponte in ricezione, palla per Dalla Rosa, la diagonale difesa da Rocchi. Monaco altissimo, molto attaccata a rete per Piva, che cerca le mani del muro, non le trova, manda direttamente out. 18-16 e c'è il controcambio, ritorna la diagonale titolare con Morello e Cavalenca. Mentre
ci sono le indicazioni di Barbieri per il servizio di Dalla Rosa. Andrei a cercare l'ingresso di Morello, vediamo chi cercherà Dalla Rosa. È proprio così, non trova nemmeno il campo Dalla Rosa. Ed è proprio Piva ad andare al servizio. Porta Nordini, tiene bene la fast di Nardini, a segno. Nardini secondo me non ancora perfettamente in forma, ha potuto giocare poco. Palla semplice per Piva, l'attacco di Cavalenca. A segno. ...19-18... arriva Torcolacci. Vallicelli, la copertura e la sbanacciata poi successiva di Barbazeni. Altro pallonetto, questa volta di Cavalenca. Nordini cerca di mettere un po' d'ordine con un'alzata a Smirnova. Corre Morello e poi la palla di Monaco passa direttamente fuori dall'asta. Ci aveva comunque provato Monaco. 20-18. Arriva Vallicelli al servizio mentre si affretta Guasti per rientrare in campo. Rientra ora al posto di Monaco Vallicelli. Profondo. Primo tempo difeso dalla stessa Vallicelli. Guasti per Bartesaghi, palla toccata dal muro e difesa da Guasti. Poi il muro di Bartesaghi, out. ...20-19... Cavalenca. Tanti punti per lei in attacco. Salto flott su Dalla Rosa, riceve a mani alte. Interna per Smirnova, difesa da Rocchi, Guasti, la diagonale, la difesa di Nordini. Palla per Smirnova che non può fare molto altro che questo pallonetto. Piva, out. Animi che si infiammano. Personalmente ero impallata davvero dalle giocatrici. 21-19. Bartesaghi cerca di rimanere attaccata al match, la CDA. Cavalenca senza forzare. Vallicelli può servire Smirnova. Murata, out. Zaghi ancora al servizio, ovviamente time out chiamato da Bendandi in un momento fondamentale del set, anche con lo scopo di mettere un po' i bastoni fra le ruote alla battitrice avversaria, a cercare di disturbare un po' Bartesaghi in questo momento. Ha tenuto un po' di più la CDA, ha alzato un po' i giri in difesa, ha dimostrato di saper soffrire un po' di più. Se non trovava subito il punto.
e secondo me in questa fase ancora del campionato la tenuta mentale proprio ancora da affinare per un po' tutte le squadre del girone. 22-19 il punteggio. Buon servizio di Bartesaghi, tiene perfettamente guasti, palla a Cavalenta e c'è il muro in palla che in verità era proprio a filonastro, ma aveva probabilmente toccato le braccia delle giocatrici in maglia fucsia. 23-19 e ancora Bartesaghi. Ancora un buon servizio, trova l'ace Giulia Bartesaghi. Giulia. 24-19, 5 set ball a disposizione della squadra friulana. A cercare di nuovo guasti il primo tempo di Assirelli, la difesa di Valicelli, Smirnova per mettere giù questo pallone, poi Bobaseni ci mette le zampine o le zampone. Annullato il primo set ball, '24-20. Guasti stessa al servizio, deve ricevere la stessa Barbazzini, palla alta per Dalla Rosa, il muro, la copertura, nessuno va su quel pallone, ci arriva però Norgini, si infila Bartesaghi ma senza forzare, Piva, la difesa a un braccio di Dalla Rosa, ancora Bartesaghi, difesa di Piva, la stessa Piva ad andare a trovare l'angolino di zona 1. 24-21 e secondo time out chiamato da Barbieri, che chiede sicuramente calma alle sue ragazze che stanno pasticciando un po' in prima e seconda linea, poi si superano magari come nel caso di Dalla Rosa che è andata a difendere a un braccio, ma devono fare attenzione a non sprecare questa occasione. D'altra parte Olimpia che ha tutte le possibilità per rientrare in questo set. Palla su Bartesaghi, Valicelli si deve spostare, ovviamente Smirnova di mestiere, Irina Smirnova spazzola sulle mani del muro e trova il 25esimo punto. 25-21 nel conto dei set. CDA che prova a reagire, 1-2 nel conto dei set.
si riparte qui al palazzetto di Talmassons per il quarto set di questa sfida. Per 25-21 che prova a reagire. Dopo il 19-25, 15-25, un 1-2 mica male dell'Olimpia. Teodora Ravenna. Barbieri riparte ovviamente con il sestetto base, lo stesso fa Bendandi. Guasti, Morello, serve a Sirelli che però non riesce a forzare questo pallone. Bartesaghi, tocco del muro, palla auto. Bartesaghi fondamentale nella fine del terzo set con la sua serie al servizio. Ora dalla rosa, cercare sempre Guasti, è stato un po' presa di mira questa sera. Piva, mani out. Molto interessante questa giocatrice, Rebecca Piva. Classe 2001, lo ricordo. A Sirelli, buon servizio, il suo palalta per Smirnova che si prova lo stesso. Bella difesa di Sirelli, la stessa Piva. La difesa in compressione di Dalla Rosa. Ancora Bartesaghi, palla out. Tutto bello, ma... out. Però bella azione questa con Sirelli che ci fa vedere che un centrale può anche difendere. Buona ricezione di Norgini. Arriva Smirnova con il gomito a Sirelli che era già a terra. La fast vincente di Nardini. Due pari. Questa Nardini ad andare al servizio. Vediamo se cercherà una palla corta sul centrale. Torcolacci no, trova Piva con in testa Morello. Il primo tempo in qualche modo Barbazzini, poi da seconda linea Cavalenca, la testa di Torcolacci, un po' di fortuna ma sono pronte le ragazze di Bendandi. E poi la diagonale di Bartesaghi, difesa anche questa, Piva, palla che sarebbe andata out ma probabilmente c'era il tocco del muro. Bello punto dell'Olimpia, Teodora Ravenna. Dopo la difesa di piede in questa partita abbiamo visto la copertura di Capoccia di Torcolacci. 2-3. Morello profondo su Dalla Rosa. Primo tempo di Barbazzini che però non va giù, poi Cavalenca questa volta non chiude il colpo, palla che parte dritto per dritto, tre pari. Ha attaccato veramente molti palloni, molto bene Cavalenca. Palla out. Chiede il tocco su Guasti. Bisogna indagare il viso di Guasti per capire, ma credo di no. In ogni caso palla che sarebbe stata destinata all'out. Abbondante, arriva Piva, forza su Dalla Rosa che tiene bene con la spinta per Smirnova, forte verso la zona presidiata da Torcolacci. A muro, mani out per lei. Bartesaghi sui palleggi prima del servizio a scendere davanti a Guasti. Apertura per Cavalenca di Morello, la sua zampata è preda del muro. 5-4. Tutto parte ad aver costretto Morello praticamente ad alzare a Cavalenca. Vediamo se la si chiuderà a Piva, se la palla lo consentirà.
No, guasti. Non forza. Possibilità per Smirnova. Sarà rigiocabile per Dalla Rosa. Il tuffo di Morello in bagger tortolacci. Guasti. Parallela interna. Altissima per Dalla Rosa che trova il tocco del muro. Dalla Rosa, questa era una palla davvero difficile, palla altissima, veniva da dietro. Un muro bello pesante piazzato davanti, Dalla Rosa ha trovato una soluzione, complimenti. 6-4, guasti, non corre rischi. Stessa guasti, verso il centro, Dalla Rosa c'è, da seconda linea, Bartosaghi, palla out. Spera un po' Barbieri, perché sa che queste azioni costruite bene per la sua squadra sono importanti da finalizzare. Tuffa Gnaurgini, ma non basta, c'è l'ace di Torcolacci. 6-6, parità in questo quarto set. Cerca di prendere tutta la posta in gioco. Morgiri. Non può intervenire Vallicelli, quella che va dall'altra parte. Vantaggio. Per Ravenna. Rigiocare Morello per Cavalenca, che fa perforazioni, trivelazioni sul perché di Talmassons. 6-8 e timeout chiamato da Barbieri, che non vuole vedere la sua squadra subire il gioco avversario come soprattutto nel secondo set. Primo set che ha avuto un andamento abbastanza equilibrato, poi l'Olimpia ha preso il largo proprio grazie al servizio, che è quello che sta succedendo e che teme che succeda a Barbieri anche in questo set. Talmassons, che è stata brava a reagire nel terzo set, ma deve far sì che questa reazione non sia un fuoco di paglia. E vediamo, seguiamo questo quarto parziale assieme su LVF TV. Su LVF TV potrete vedere tutta la A2 femminile, oltre che ovviamente la 1. Torcolacci a cercare Bartosaghi, salva Norgini, free ball per Morello che se la gioca con Cavalenca, tocco del muro, Norgini alto per Dalla Rosa che tira anche questo. Morello mette in difficoltà Guatti, ma c'è un'altra possibilità per Vallicelli che si affida al suo posto e trova però il muro piazzatissimo di Assirelli. Più 3 per la squadra ospite. Vallicelli per Dalla Rosa, tocco del muro, Guasti in difesa, Morello ancora per Cavalenca. Palla in campo. E quindi 6-10. Cavalenca su quella parallela fa ciò che vuole. Torcolacci fa tirare un sospiro di sollievo sotto le mascherine ai tifosi della CDA, che buon errore al servizio dopo il suo ottimo turno. E c'è Barbazzeni ora dietro la linea di 9 metri.
corto su Guasti. Morello si affida ad Assirelli, gran recupero di Bartezaghi, ci prova anche Smirnova ma non basta. Tocco un po' maldestro di Nardini sotto rete, distinto, calcio al pallone, lavora in fondo al campo. 7-11. Può andare al servizio Cavalenca, partita col Santo Spin, passata poi alla flottante. Sto cercando più la precisione su Bartezaghi. Ripassiamo invece al Santo Spin su Bartezaghi, palla che ritorna da Assirelli, difesa di Norgini che chiede al suo opposto di fare qualcosa e l'opposto lo fa. Dopo che Norgini si è immolata, probabilmente non avrebbe sopportato un attacco out da parte delle sue compagne. Guasti, tocco del muro dalla rosa, si deve spostare Valliciari, la stessa dalla rosa, altro tocco del muro, prima c'è Morello, spinge ancora per Guasti, dalla rosa prova ad alzare, ce la fa a Smirnova e trova il punto. Reazione Talmassos che soffre ma tiene, ed è con le assenze di quest'oggi è questo che deve fare la squadra più lana se vuole resistere al gioco preciso e potente delle Ravennati. Morello per Assirelli, buon tocco del muro, può rigiocare la CDA che gioca ancora con Smirnova. Che sembra anche aver ingaggiato una sua sfida personale con l'altro opposto. Grinta da parte di Assirelli, ci piace questo atteggiamento in campo. C'è cambio al servizio, l'abbiamo già visto prima, entra Monaco al posto di Alessandra Guasti. Greta Monaco, esattamente, una giovane classe 2001 al posto di Guasti, e darà anche una mano in seconda linea. 10-12 il punteggio in questo quarto set. Silenzio che cala nel palazzetto. Niente da fare per Monaco. C'è troppa diagonale in quella traiettoria. Ora va dalla rosa, dietro la linea dei 9 metri. Servizio su Piva, Morello si affida a Cavalenca e questa cosa, questa volta roof block di Bartezaghi che azzecca il tempo di salto e la traiettoria. E bel muro direzionato verso direzionato verso l'interno del campo. Bello. 12 pari. Rocchi, perfetto, primo tempo di Assirelli, toccato dal muro, può attaccare Bartezaghi ma la palla non supera la rete. Un po' bassa questa palla, un po' stentata dalle mani di Valliciari, ma la CDA e l'Olimpia se la stanno giocando alla pari in questo quarto set piacevole. Assirelli su Norgini, palla per nessuno può arrivare su questo pallone dopo il tocco della difesa. 13 pari. Arriva Nardini al servizio. Su Monaco.
Bagher Morello non può attaccare Cavalenka. Palla alta per Bartesaghi, murata dritto per dritto. Bartesaghi abbassa questo colpo. Più uno. Bell'agonismo adesso in campo anche sotto rete. Uno dei motivi per cui si viene in palestra a guardare la partita. Palla alta per Smirnova, ci arriva Norgini, ci arriva Bartesaghi, palla che però non è attaccabile da nessuno. Morello per il suo centrale che trova il punto. E qui un pochino di più di esperienza da parte di Barbazzeni sarebbe stata utile. Angola bene il colpo Torcolacci, ma qualcosa dalla posizione di Morello si poteva intuire. 13-15, Nova più 2. Bartesaghi tiene dopo il tocco a rete, poi passa in parallela. Comunque Barbazzeni avrà il tempo per farsela questa esperienza. Un campionato tosto come quello di A2. 14-15, Vallicelli. Monaco, palla per Piva, tocco del muro, difesa di Vallicelli, arriva Norgini, palla alta per Bartesaghi, anzi per Smirnova ovviamente da zona 2. Vallicelli per il primo tempo di Barbazzeni, Norgini riesce a servire Smirnova. Posto russo che questa sera si sta davvero superando. Vallicelli ancora al servizio, corto su Monaco, problemi per lei. Piva, buon bagger per Cavalenka che gioca con le mani del muro, alza il pallone Barbazzeni, pallonetto telefonato di Bartesaghi che forse poteva usare un po' di più, e poi Cavalenka direttamente auto, non c'è tocco, contro soppasso Talmassons. C15 e time out chiesto da Ben Dandi. Partita che si sta scaldando, bella grinta sotto rete, se si scaldasse un po' anche il palazzetto, perché oggi fa piuttosto fresco qui a Talmassons. Alleggeriamo un pochino la tensione in questo quarto set che procede punto a punto. 16-15 il punteggio, con uno scontro diretto in pratica tra la quarta e la quinta della classifica. Con l'infermeria piena per Talmassons, qualunque cosa venga da questa partita è buona. Pertanto non c'è assolutamente nulla da perdere per la squadra di casa, Olimpia, che sta giocando una buona partita. E quindi tutto da seguire questo quarto parziale. Cavalenka, gran colpo, ci arriva Bartesaghi dopo il tocco del muro, poi Smirnova, abbraccia alte Piva, ancora Cavalenka, non supera la rete. Cavalenka sembra gradire un po' meno zona 4, sta cercando di alternare i colpi dopo quel murone beccato da Bartesaghi. Non sempre ci riesce. Ancora Cavalenka, c'è il muro, ma è out il muro di Smirnova. 17-16, controcambio per Ben Dandi che rimanda in campo ovviamente Guasti per la prima linea, e Piva al servizio, attenzione, gran servizio di Piva, c'è Norgini, Smirnova, murata, copertura di Dalla Rosa e Torcolacci va a prendere quel pallone, in faccia ad avversari, e lo mette giù, 17 pari. Al
centro può al servizio. Si riesce a salvare il pallone Valicelli. Palla alta per Smirnova, tocco del muro, arriva Rocchi. Cavalenta il pallonetto, il tocco di Norgini, palla di nuova disposizione di Morello che si affida a Guidi, altro pallonetto. Norgini può alzare alto per un altro pallonetto di Bartezaghi che non aveva fatto in tempo a fare la rincorsa. Palla ancora salvata. No, vabbè. Allora. Viene chiamata la portata. '17-18. Diciamo che ci sta, perché sicuramente ci sta, ma forse si poteva continuare anche a vedere l'azione, perché insomma siamo in un momento critico del quarto set. Diciamo che abbiamo visto un po' di tutto durante la partita. In ogni caso, decisione ovviamente che aspetta gli arbitri. 17-18, il punteggio più una Ravenna. È il momento veramente caldo del match. Piva profondo su Dalla Rosa, problemi per lei, recupera Valicelli, palla corta, palla che torna nelle mani di Barbageni. Diciamo che ogni tanto siamo dalle parti dell'S3, però i punti sono veramente pesanti in questa A2. Ci sono due fasi, lo ricordo, regular season, che è quella che state vedendo. Le prime 5 andranno a giocarsi playoff, le ultime 4 andranno ai playout, e quindi qualunque punto vale tantissimo. Non importa come, ma quei punti servono a entrambe le squadre. Morello non riesce ad alzare questo pallone. Valicelli per Dalla Rosa, al muro vincente di Cavalenta. C'è il cambio, entra il capitano Ludovica Guidi al posto di Torcolacci per il servizio. Bisogna comunque asciugare il campo per il tipo di Morello. Nuovo avanti l'Olimpia Ravenna, è entrata Jenny Ponte in campo per la seconda linea della CDA Talmassons. Palla corta, si tuffa Norgini, Cavalenta, il rigore messo a segno. Cambio azzeccato da parte di Bendandi, che raccoglie dove ha raccolto in tutto il match, ovvero dal servizio. 18-20. Norgini, palla in testa Valicelli, il primo tempo di Barbazzeni. Bassa l'alzata, Barbazzeni sotto il pallone e non riesce a correggere. 18-21. Non so, ma credo che il pallone andrà a Smirnova. Eccolo qua. Ma era una sensazione, era proprio una sensazione. Cambio per la CDA Talmassons. Entra al servizio Pagotto al posto di Barbazzeni. Pagotto. Guasti, Cavalenta ovviamente che manda out, spera in un tocco. Adesso è una lotta tra bracci, sarà probabilmente una lotta tra bracci pesanti, ovvero opposti.
20-21. Intanto bisogna fare un buon servizio, buono il servizio, primo senso a Sirelli, Murata, la copertura tranquilla di Rocchi, Sabalenka, attenzione perché la palla è ancora in gioco, ovviamente la palla torna tra le mani di Smirnova. Però grande lotta tra queste due squadre. Time out chiamato da Bendandi. 21 pari. Bel recupero anche sotto rete. Non c'è molto da dire in questo momento, se non che questi punti, come ho detto, sono molto molto importanti per entrambe le squadre. Ogni partita ha davvero una battaglia per riuscire a conquistare quelle prime 5 posizioni, che significano salvezza sicura e non dover passare attraverso i playout in una stagione che già dalle premesse si preannunciava difficile per i motivi di cui tutti sappiamo. 21 pari e Pagotto nuovamente al servizio. Buon servizio di Pagotto che non forza. Sabalenka, mani out per lei, forte sulle mani di Dalla Rosa. Niente da fare per Dalla Rosa. 21-22. Ora è la stessa opposta ad andare al servizio. Vediamo che servizio sceglierà. Salto spin forte su Ponte, palla per Smirnova che abbatte Rocchi. Finale a colpi di mannaia tra le due formazioni. Ma ci piace parecchio. Spettacolo. 22 pari. Piva facile per Morello, arriva a Sirelli, mani out. È cliente difficile a Sirelli per Dalla Rosa. Bella esclusività per questo centrale. Ravenna 22-23 più 1. Guasti al servizio. Va a cercare Ponte, qualche problema per lei. Nordini per Smirnova che non può forzare. Morello può servire Piva, tocco del muro. Mari out. Due match ball per l'Olimpia, Todora, Ravenna. E la rotazione tra le peggiori, credo, per la CDA. Guasti fa un regalo alle avversarie con questa battuta a rete. 23-24, vediamo se Dalla Rosa sarà in grado di sfruttarlo. Non porta Morello, si dà Piva che la chiude così con una gran diagonale, palla che secondo me sarebbe andata lì, ma muro di Calmastons che nulla può contro l'ottimo attacco di Rebecca Piva. 23-25 il parziale di questo quarto set, che fa lasciare a bocca asciutta le ragazze di Barbieri e porta 3 punti in cascina all'Olimpia Todora Ravenna, che ha meritato di vincere questa partita. Una bella partita. CDA che ovviamente rimpiange il fatto di non essere a piedi ranghi senza le sue due titolari infortunate, e Ravenna che ne ha approfittato in una difficile sfida fuori casa. Ribadisco il risultato: Olimpia Todora Ravenna batte CDA Talmassons per 1-3. Anche dal palazzetto di Talmassons è tutto, vi ringraziamo per essere rimasti con noi e ci rivediamo per il turno infrasettimanale di mercoledì.